Ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, sergerte damen und herren, señoras y señores, signore e signori. Siete pronti per un'altra puntata di The Rock Band History, la rubrica musicale a cura di e con Gianluca, che vi parla della storia delle rock band che hanno fatto davvero grande il rock nei decenni ed hanno calcato i palcoscenici di tutto il mondo, qui su Science Web Radio in www.sciencewebnetwork.it. Puntata numero 54, l'ottava dall'inizio di questo secondo anno, la seconda stagione che va in onda in Science Web Network, in onda tutti i giorni, dal lunedì 25 marzo 2013 alla domenica 31 marzo 2013, ogni giorno alle ore 00, alle 6, alle 12 e alle 18, sempre e rigorosamente orari italiani, CET, SET, Central European Time! Ebbene, cari amici, un calorosissimo ben ritrovati con una nuova puntata con questa rubrica a cura di Gianluca, il sottoscritto che vi saluta. Eccoci qui di nuovo in onda su Science Web Radio per ricominciare con una nuova rock band. Abbiamo lasciato gli Who nella precedente puntata e adesso, cari amici, ripartiamo con una band davvero eccezionale. Non che le precedenti non le fossero, ma questa è di fama davvero strepitosa. Cambiamo terra, non più nella grande e vecchia Inghilterra, e quindi lasciamo le British Band di cui abbiamo parlato in tutta questa lunga stagione e anche l'inizio della seconda, e andiamo in terra australiana con gli AC/DC. Bye! Ma prima di cominciare con la storia degli AC/DC, vi voglio ricordare le solite cose riguardanti Science Web Network, cioè che ci trovate sempre nel nostro sito, il www.sciencewebnetwork.it. davvero importantissimo, perché gran lavoro di Science, Luca, è stato ristrutturato ed è davvero eccezionale. Cominciate a cliccarlo, è sempre in continua evoluzione, naturalmente la nostra ricerca della perfezione. No, scherzo. E poi il blog in www.sciencewebnetwork.net, in cui potrete sempre postare le vostre cose e scriverci. E poi, se volete contattarci, le caselle di posta elettronica dove mandarci le vostre email sono info@science.com, per contattare il grande capo, il mitico Science. E poi gianluca@science.com per chi volesse contattare il sottoscritto, naturalmente, per qualsiasi cosa riguardante rock band e non solo, e parti teatrali e artisti vari, per venire ospiti in trasmissione nei lunedì sera, il consueto appuntamento con le dirette in cui io, Gianluca, Luca e Saius presentiamo, promuovendo vari ospiti che vengono a parlarci delle loro attività, iniziative ed eventi. E quindi luca@science.com per fissare la data disponibile. Poi ci trovate in Facebook, nella nostra pagina Facebook con il nome Science Web Network, in Twitter con il nome @science e su YouTube con il nome Science Radio, con le cose caricate dal grande Science. Ed ora iniziamo con la storia degli AC/DC. Bene, cari amici, allora partiamo alla grande con questo gruppo planetario, gruppo davvero eccezionale a livello internazionale, non che i precedenti gruppi di cui abbiamo parlato non lo siano stati, perché ricordo appunto i The Who, l'ultima band di cui vi ho parlato, e vado a ritroso così a memoria: i Whitesnake, i Queen, i Black Sabbath, i Deep Purple, i Led Zeppelin e i Dire Straits non lo siano stati altrettanto, ma questo è un gruppo davvero tanto di cappello che si mantiene sulla cresta dell'onda per decenni ancora oggi. E gli AC/DC sono appunto questo gruppo rock, hard rock, formatosi a Sydney nel 1973.
gruppo appunto considerato australiano, sebbene poi tutti i suoi membri sono nativi britannici. Quindi, cari amici, io volevo cambiare paese, nazione, non fossilizzarmi sulla mia solita Gran Bretagna, nello specifico British Rock dell'Inghilterra, ma andare oltre. Ma come vedete, le origini britanniche anche negli AC/DC ci sono. Sono tra i gruppi di maggior successo nella storia del rock e i loro album, pensate un po', hanno venduto ben oltre 200 milioni di copie nel mondo, di cui poi oltre 71 milioni nei soli Stati Uniti. E sono inoltre considerati di rilevanza storica fondamentale per il rock e nel panorama rock. Molti poi sono anche i film ispirati ai loro tour. E fra i brani più conosciuti, so che sicuramente li riconoscerete, i titoli di questa band, si possono citare ad esempio Highway to Hell dall'omonimo album, tra l'altro l'ultimo album dell'era di Bon Scott, questo cantante che poi purtroppo è successo quel che è successo, ci ha lasciati. E ricordiamo Back in Black ed Has Bass dell'album Back in Black, appunto il primo tra l'altro registrato con Brian Johnson, questo cantante che ha preso poi appunto l'eredità del mitico Bon Scott. E Back in Black è il secondo album più venduto di tutti i tempi, con 50 milioni di copie, pensate un po', 50 milioni di copie in tutto il mondo, dopo Thriller di Michael Jackson. E gli AC/DC comunque sostanzialmente sono un gruppo hard rock, heavy metal, fortemente però influenzato da quel bel blues rock and dal rock and roll. Partiamo un po' dalle origini allora, con un po' di storia e preistoria, come dico io, cioè dalla famiglia Young, per cui appunto si trae spunto, di cui fanno parte i due chitarristi che fondarono la band, Angus Young e Malcolm Young. Angus naturalmente è quello diciamo un po' più famoso, ma che va in risalto perché è il solista che tutti conoscerete anche con quella sua divisa da scolaretto, i calzoncini e la giacca con la cravatta, che poi naturalmente col cravattino e tutto si toglie nei concerti, andando poi e mandando in visibilio la folla e andando veramente ad estasiare tutti con i suoi assoli semplici ma veramente di una bellezza unica. Origine scozzese, quindi la famiglia Young si dovette trasferire in Australia per motivi economici alla fine degli anni 50. Malcolm Young, nato nel 1953, il 6 gennaio del 53, e Angus, appunto, quello più famoso, diciamo così, visivamente, perché poi suonano sempre, sono bravi entrambi, però Angus Young è il solista, nato il 31 marzo del 1955, abbandonarono presto la scuola. Angus si diede da fare come disegnatore per una rivista, mentre Malcolm lavorava in una fabbrica di reggiseni, pensate un po'. E nel frattempo Malcolm aveva già formato un gruppo, i Velvet Underground, da non confondere naturalmente con quell'altro gruppo, il più famoso, l'omonimo gruppo di Lou Reed e John Cale. E Angus invece stava imparando a suonare la chitarra, per assurdo, paradossalmente era arrivato dopo, e qualche volta suonava anche nel gruppo del fratello e della sorella Christine. E alla fine del 1973 i due fratelli Young decisero di collaborare insieme e di così costituire un nuovo gruppo. Il dicembre del 1973, il 31 dicembre, proprio alla fine, l'ultimo giorno, e nacquero da lì gli AC/DC. Il nome era stato scelto dalla sorella Young, che lesse la scritta appunto AC/DC, appunto la scritta che sta ad indicare la corrente alternata e la corrente continua, su un elettrodomestico, e la trovò adatta per esprimere quell'elettricità e dinamismo che il gruppo aveva nel suo rock, hard rock, blues di base. E della formazione facevano parte anche il cantante Dave Evans, il bassista Larry Van Creed e il batterista Colin John Burgess. I fratelli Young non erano però soddisfatti dell'apporto vocale di Evans e ritenevano che i suoi atteggiamenti un po' troppo glam, naturalmente lui era abituato ad esibirsi in pittoreschi zatteroni, non fossero in linea con il loro concetto di rock band. E così, a pochi mesi dalla costituzione del gruppo, si misero in cerca di un nuovo cantante che allo stesso tempo potesse anche fregiarsi del titolo di frontman.
ed Evans fece in tempo a partecipare solo all'uscita di un singolo, pubblicato solo per il territorio australiano sotto l'etichetta di Albert Production. Can I Sit Next to You Girl? Rocking in the Parlor sul lato B, questo era appunto il nome di questo primo singolo. E cari amici, ci fermiamo qui perché il tempo a mia disposizione è terminato. Questi 10 minuti dedicati a The Rock Band History per questa puntata terminano qui. Naturalmente vi ricordo che questa puntata, chi se la fosse persa durante la andata in onda, diciamo così, la può riascoltare e far ascoltare sempre a disposizione, come tutte le precedenti puntate, nel nostro sito www.sciencewebnetwork.it. Mi raccomando, stay on time on Science Web Network. Be happy, be safe and don't let anybody put you or make you down. Let's get rock and roll together. Vi aspettiamo sempre il lunedì sera con la nostra trasmissione in diretta web. E poi non perdetevi le varie novità del palinsesto che si sta sempre più infoltendo di Science Web Network, con nuove trasmissioni, programmi, rubriche e il nuovo sito in www.sciencewebnetwork.it. Ci sentiamo alla prossima. Un grazie a tutti voi cari amici che mi seguite e un buon proseguimento. Ciao! Ah, ed infine un caro saluto al mio amico Marco, che praticamente mi ha suggerito di parlare dei mitici AC/DC, come da sua richiesta soddisfatta. Quindi cari amici, se anche voi volete che il vostro Gianluca parli della vostra rock band preferita, chiedeteglielo a gianluca@science.com. Tantissimi auguroni di buona Pasqua 2013 a tutti quanti voi, cari amici web radio ascoltatori e carissime amiche web radio ascoltatrici di Science Web Network. Alla prossima allora, mi raccomando, vi aspetto sempre più numerosi. Ciao!